Ciao belli, siamo su Brawl. Perché sto giocando? Mo' lo scoprirete. Rimanete sintonizzati un secondo perché ci manca un solo gol e poi capirete il motivo per cui sto registrando questo match. Letteralmente incredibile. Provo il tiro. Senza gol di Grax. Torno indietro, ringrazio Nuccino e Cringe Manu perché abbiamo finito insieme la sfida, quella di Halloween, sbloccando la mega cassa, ma soprattutto, ragazzi, la spilletta carinissima. E parlando di spille, seguite il video perché oggi devo fare una marea di cose, devo aprire un botto di bauli. Per questo vi chiedo un like, è gratis. Ah, giusto, lunedì cambia pure il pass, quindi lasciate un like se volete Grax lo shoppi lunedì. Iscrivetevi per non perdervi le feed attivando la campanella e codice Grax su Brawl Stars al momento del cambio euro in gem oppure le offerte proprio costo euro. Conto su di voi, supportatemi in da shop. Lo schifo, vabbè, non è un problema. L'importante è prendere la zucchettina, che è molto carina, e dovrei averla esattamente... Aspettatemi, sono sbagliato, che sto a fa? Tanta roba, guardate quante spille c'ho. Eccola! Ok, zucchettina per noi, top. Tornando nello shop, ricordo il codice Grax alla fine, eccetera. Ci abbiamo casse, punti stellari da prendere, le prenderemo. Cassa gratis la prendo subito, lo schifo. Devo prendere 3 skin, quindi devo ricaricare le gemme. Prendendo tutte e 3 le skin di Halloween, che poi ritorneranno il prossimo Halloween. Quindi se volete shopparle, mi sa che oggi è l'ultimo giorno, codice Grax. Una volta presi tutte quante mi daranno un botto di spille esclusive, quindi tocca shoppare tutto quanto, devo prendere i pacchetti. Devo andare nel vecchio pass per portare a casa la mega cassa numero 30 che me l'ero dimenticata. Già qui problemi enormi dei Grax e 68 casse enormi. La prima cosa che faccio però è andare a shoppare le gemme e me prendo le 360 perché poi ci prenderò il pass e altre cose, non vi preoccupate. Gemme ricaricate con codice Grax, quindi mi sono supportato da solo. Eccole qui, si torna a bombissima e andiamo a prendere prima di tutto le skin, così sblocchiamo tutte le spille. Poi super box opening, poi spille e altre cose. Mazza ragazzi, costano, ma riesco a prenderle con 500 gemme? Sì, penso di sì. Partiamo da quella da 49. Squicchino fantasma, bellissimo, skin di Brawloween, eccola qua e siamo a 6 su 8 per il pacchetto, la posso anche provare, vediamo un attimo il colpo com'è perché l'ho vista ma non l'ho testata in prima persona, me lagga pure, grazie mille. Squicchino, bello ragazzi, molto molto bello, lanterna con i fantasmini da paura, ci sta di brutto come skin. Poi andiamo con il vampiro, eccolo. Conte P, questa è carinissima, la testa al volo. Eccolo, il conte. LOL, lancia le bare e fa una sorta di... Non ho capito, sembra tipo una ragnatela. Spettacolaris. Vabbè, sotto questo aspetto lo sapete ragazzi che la Supercell è incredibilmente OP. C'ha i ferri di cavallo verdi, un mantello con una faccia creepy e la zucca infuocata. Stu, eccolo qua, anche questo di Halloween, tutte pazzesche le skin, gioca pure con la testa, è una sorta di Ghost Rider. Cavolo, regà, mi ha dato pure le spille delle vecchie skin, con Piper Calavera, Shelly Streghetta e Leon Lupetto, più tutte le nuove. Testiamola al volo. Attenzione a Stu, ma che lancia? Ma sono delle asce, tipo. Delle asce strane? Fa pure l'effetto. Mamma mia ragazzi, veramente assurde, veramente veramente OP. Tutte quante le skin prese, a posto, 8 su 8, ho fatto tutto. Posso partire con cassa enorme, punti stella, preparatevi che sarà un box opening top. Vado anche con questa e poi devo andare un attimo su Brawler perché voglio andare a potenziare, in quanto ancora mi manca un po' di roba da trovare, tipo Meg, se non ricordo male proprio anche Stu, Semino, c'è un sacco di roba, ma voglio andare a fare lui, Ash Max, in modo tale da poter trovare anche le Star P. E Leon, perché Leon, da quello che ho capito, è fortemente nel meta con il gadget, la torretta, quella lì, insomma, che spacca e rende tutti invisibili. Ora, le spille aspettiamo. Qui ho preso tutto, torno indietro, vado nel vecchio pass che poi saluterò, altrimenti mi apre tutto quanto il gioco in automatico. Mega cassa da 30, potrebbe darmi qualcosa di interessante, già è la terza... 3 mega casse lo schifo, ma ci abbiamo 68 casse enormi. Vado!
Box opening. Secondo voi quanti skip troverò? Probabilmente lo scriverò nel titolo, però io vado. Speriamo tanti skippetti lumineggianti. Ringrazio anche Melli per la sub su Brawl. Un bacione enorme. Lo ringrazio proprio nel video per tutto il supporto che mi ha dato e anche tutti gli altri ragazzi, Pandex, Yoshino, Zan, Alex, Manu e Nuccio che hanno fatto anche il video oggi insieme a me, hanno fatto tutta la sfida. Vado e non sto a trovare niente, ma non è possibile. Dai, uno skippetto, te prego. Di solito su 70 casse ne troviamo 10. Eccolo. Ah, giusto, sono tutte Star P perché i gadget li ho tutti quanti. Vado. Interessante quella di Lu, carina come Star P. Preferivo altre. Cioè... ma neanche me ne sono accorto. Come? Scatto d'ira. Buona, ragazzi. Subito quella di Ash. Siamo a due skippetti. Vai, Grax. Vai, Grax. Vabbè, la doppia gettoni. Questa qua è tutta roba che poi ci servirà. Ringrazio anche Giorgio per la sub nel video. Ci abbiamo 50 casse, eh. Belli veloci. 51 questa. 50esima quest'altra. Nada. Dammi qualcosa di molto buono. Tre skip. Attenzione. Vado. Franchino. Ah, quello che ti porta a 10.000 de life. Carino Frank, ma... insomma, però è max. Se ricordo bene è tutto max. Altra cassa. Nada. Poi voglio chiedere pure una cosa. Magari me lo scriverete nei commenti. Secondo voi il pass, quello che sta per uscire, in che posizione lo collocate? Nel senso, lo reputate un pass interessante sia per le skin che per il brawler? A me Lola piace, però secondo me la skin finale non cambia più di tanto. È un brawler che non ha neanche una meccanica, diciamo, chissà quanto rivoluzionaria, pazzesca. L'unica skin che mi piace veramente tanto è il Bull Terminator, quello sicuro. Secondo me ci stanno passe migliori, ecco, volevo dirvi questo. Altro skip! Semino! Fotosintesi! Bello, ragazzi, bello. Mi piace con lo shieldone. Il signor Semino, siamo a 4, giusto? Mi sembra di sì, mancano 36 casse. Spero almeno 6. 6 o 7 skippetti. Si può fa. Vabbè, comunque, diciamo, tornando al discorso, io li shoppo tutti, li colleziono tutti. E quindi lo shopperò e arriveremo a fine pass prendendo tutte quante le spille, pacchetti e così via. Ma tutti quanti siamo in hype per le war. Chissà che cosa... hanno creato, a cosa stanno lavorando. Vai, dei raddoppi a gettoni che finiamo tutto quanto velocemente. Monete. Un altro skippetto, please. C'è sta qualcosa? Niente, raga, non c'è sta niente. Sto andando velocissimo pure per non avere momenti morti, ma... nada. Oh, eccolo! Attenzione! Altra Star P. Te prego. Leon. E il corvo. Questa è quella che cercavamo... no, l'altra volta abbiamo trovato come ultima Star P il corvo e oggi spero non sia l'ultima. Almeno un leonnino, dai. Leonnino ci può stare. In onore ai vecchi tempi e ai nuovi tempi di Leon, dove sta spaccando. 13 rimanenti. Dai, il sesto skip. Si può fare, raga. Sta andando velocissimo. Monete. Meno 10. 9. 8. C'è sta niente, eh. 7... considerate che poi i prossimi pass saranno molto più leggeri perché non li ho, diciamo, martellati di missioni. Non è vero! Ma molto sottotono questa carrellata di cassa. Abbiamo fatto un botto di oro, eccetera. Leonne! Leonne! Ultima cassa enorme. Dopodiché, un saluto al pass di braccio d'oro. Te prego. Troviamo Leonne. Ragazzi, 5 skippetti, che non so comunque male, però è andata così. Attenzione, ecco qua Belle, la salutiamo perché non ci sarà più. Tornando indietro c'è il pass, quello giurassico, e so 36 casse, sarà molto molto più semplice. Mentre devo ricordarmi che sul pass di Ash ho un pacchetto e quello potrebbe essere comodo per quando uscirà un nuovo brawler non cromatico, per andare a trovare subito le spille comuni, magari una epica, eccetera, eccetera, eccetera. Vi chiedo l'iscrizione, la campanella, il codice Grax. Io torno indietro perché non è finita qua.
devo prendere i pacchetti di reazioni rare. Ah, la settimana quella scorsa che ero a Lucca, me lo so dimenticato, non li ho comprati, quindi non c'è niente che dovete recuperare. Abbiamo veramente slittato tutto di una settimana. Reazione rara singola, clappante, e pacchetto raro con tre modi correre, clap, clap, clap. Perfetto, piano piano le finiremo, ne mancano una ventina se non ricordo male. Ringrazio Nucci e Manu, vi mando un kiss, lasciate un like, iscrivetevi, campanella è fondamentale. Codice Grax alla destra dello shop per tutte le ricariche di GM, per tutte le offerte a costo euro. E se volete potete tenerlo anche al momento dell'acquisto del pass, però è fondamentale metterlo prima, ve lo ricordo. Ciao belli, ciao ciao, abbiamo fatto tutto, penso di sì. Ciao.